Federico Narducci. Ciao Federico. Ciao, ciao. Ciao, allora Federico, tu diciamo non hai inventato, perché quello che fai magari lo si trova in altre parti del mondo, ma il nome che hai trovato è troppo bello. Tu fai corsi per pizzaioli e il corso si chiama Pizzaioli in giro per il mondo. Pizzaioli in giro per il mondo, quindi mi devi raccontare perché si chiama Pizzaioli in giro per il mondo, e so che sarà una storia molto divertente. Allora, praticamente è andato tutto così per gioco, sui social, innanzitutto prendere più pizzaioli possibili per gioco, per passione. E poi è diventato un lavoro, corsi, avanzamento. Un confronto tra professionisti. Tra professionisti, tra dilettanti anche che vogliono imparare, che cercano sempre di andare avanti. E quindi è andato sempre più in alto, punta sempre più in alto, è destinato a salire sempre di più. Qua in Italia, ma non solo in Italia, perché ormai la pizza, insomma, è patrimonio dell'umanità. Poi non credo che sia sbagliato, è proprio stata studiata. No, io vengo dall'Australia, ho conosciuto questo gruppo direttamente dall'Australia. Quindi quindi proprio internazionale. Sì, ecco, sì, perché internazionale. Uno dice, sai, sui social tra le pagine italiane, no, proprio in Australia. Sì, noi abbiamo tanti soci a Canada, America. E li salutiamo tutti, non è che qua facciamo sconti a nessuno, salutiamo tutti quelli che ci vedono, magari ci saranno anche un sacco di italoamericani, certo. E poi i loro amici magari che non sono di italiano, non hanno niente, ma magari gli piace la pizza e ci saranno ascoltando. Insieme al nostro presidente Marco Faggiano, che saluto, salutiamo il presidente, quindi ci abbiamo anche il presidente magari inviteremo anche lei. Abbiamo deciso di iniziare a fare dei corsi per diventare istruttore, tra cui lo sono anch'io. È stato fatto circa 2 mesi fa in una zona di Roma, Pomezia, e adesso noi abbiamo il compito di portare avanti l'obbligo, ormai l'obbligo morale, di istruire chi vuole entrare in questo mondo. Ecco, quindi secondo me fare il pizzaiolo è difficile, ma potrebbe essere facile rispetto al fare l'insegnante. Tu che mi dici? Diciamo che adesso ti posso dire che sono tutte e due difficili. Sono tutte e due. Allora, possiamo dire che tutte e due sono difficili, se la combattono tra le due. Sì, perché sì, forse sì. Saperlo fare è un conto, saper spiegare la cosa, certo, per poi saperla far fare ad altri è un altro conto. Poi tra l'altro credo però che nella seconda ipotesi dia una grande soddisfazione, tu ne abbia avute tante, perché tu hai sfornato pizzaioli. Sì. C'è gente che sforna le pizze e lui sforna i pizzaioli. Sì, anche quando non ero istruttore, diciamo, scritto, insegnavo a livello così, a livello amatoriale. Però poi sei passato a livello professionistico. Sì. Ma da quanti anni è che esiste Pizzaioli in giro per il mondo? Diciamo è nato nel 2012, e non è tanto, in poco tempo è riuscito a crescere sempre di più. Ma quindi voi siete sparsi sicuramente in tutta l'Italia? Sì, anche in tutta l'Italia. Ma anche fuori? Anche fuori, ma quanti iscritti conta Pizzaioli in giro per il mondo? Cioè magari... Non dico tutti gli appartenenti, anche gli allievi, ma almeno gli insegnanti, quanti sono? Gli insegnanti dovrebbero essere 16, siamo 16. 16 insegnanti in giro per il mondo? In giro per il mondo. Attualmente siamo... In genere hanno 10-20 allievi sotto, quanti ne hanno? Sì, anche di più. Anche di più, tu quanti ne hai? Ma io al momento, piano piano, la strada sarà quella giusta, spero sempre di più. Diamo sicuramente qualche riferimento ai nostri amici radioascoltatori, chi è curioso, chi vuole magari cimentarsi in questo percorso che non è facile, quindi badate bene, e chi vuole chiaramente imparare un mestiere, che è la cosa penso fondamentale, può contattare il numero 327 19 50 179. Lo ripeto per chi non ha ancora preso carta e penna: 327 19 50 179. E inoltre per gli altri curiosi che vogliono esplorare la pagina Facebook in cui si trova anche Federico Narducci, certo, possono chiaramente andare su Associazione Pizzaioli in giro per il mondo. Altrimenti potete andare su un sito internet che è www.apgm.com. Ripeto, www.apgm.com. Bastano queste 4 lettere. Cosa c'è poi su questo sito? Magari c'è pure un blog. Sì, abbiamo un blog, abbiamo materiale per lavorare, divise, firmate con il nostro logo.
è tanto da scoprire. Siete anche certificati, sì, quindi. Certificati. Ed in ultimo, per chi volesse avere magari altre informazioni tramite email, può scrivere all'associazione pgm@gmail.com. Allora Federico, è stato un grande piacere averti qui da noi, ci hai portato anche le pizze, ah no, quelle non ce le hai portate, male, molto male, questa intervista non andrà più in onda, no scherzo, è stato molto divertente parlare con te, anche perché si vede che tu hai una sana passione, non solo per la pizza ma per il lavoro che fai. È una missione, questo è importante, ce ne fosse gente come te. Grazie. La pensi così sul modo di vivere, perché il lavoro è un modo di vivere. Allora, è stato, ripeto, un grande piacere e ti ringrazio. Grazie a te.